Buon pomeriggio dalla redazione di Irpinia News, vediamo le notizie in breve. Condannato commerciante irpino, è stato accusato di pedofilia, ora è stata emessa la sentenza dal giudice del tribunale di Avellino. Ancora per la cronaca ci spostiamo a Cervinara, dove un disoccupato ha preso a martellate la porta del comune. Per l'attualità politica, dopo la visita di Caldoro e Squinzi ad Avellino, c'è la D'Amelio, consigliere regionale, che contesta il governatore della regione Campania. Per lo sport, Lakovic finalmente ad Avellino, primo allenamento per lo sloveno. Per il calcio Avellino, nel pomeriggio ci sarà l'intervista di D'Angelo, che noi seguiremo logicamente con i nostri inviati. Al prossimo appuntamento, buona giornata.